Ben ritrovate e ben ritrovati. Molte anche le domande sulle cistiti recidivanti, che possono colpire il 15% della popolazione italiana, ma che non vengono apparentemente curate in maniera efficace da molti di noi medici. Questa signora mi scrive, devo dire, molto irritata, perché dice: da 2 anni soffro di cistiti emorragiche, che erano però già presenti anni prima, ma con un minor numero di episodi all'anno, ogni 3-4 mesi. Ho sempre questi sintomi, mi dice: dolore alla menzione, sensazione di pesantezza al pube, crampi dopo aver urinato, brividi di freddo tipici, costante stimolo ad urinare, sensazione proprio di bruciore e dolore e sangue al termine della menzione. Una situazione per me debilitante perché compaiono sempre il giorno dopo i rapporti. Sono stata da diversi medici, uno ha riso, l'altra mi ha detto di guardare l'intestino. Altri mi hanno dato un tir di antibiotici, la sostanza è che io sto sempre peggio. Che cosa devo fare? Allora, le mie considerazioni, come sempre dico, sono di ordine generale, perché per poter dire che cosa è ottimale per la singola donna, noi dobbiamo visitarla, fare un'anamnesi, una storia clinica accuratissima, visitarla dalla testa ai piedi, valutare bene gli esami, perché solo così si possono dare delle terapie su misura. Volentieri però condivido riflessioni generali perché poi con un medico competente voi potete essere aiutate in modo efficace, si spera, a cambiare questo destino di dolore di cistiti che poi tendono a diventare sempre più costanti fino a configurare una vera sindrome della vescica dolorosa, che è un dramma e che anticipa poi la cistite interstiziale. Che cosa conviene fare in queste situazioni? Innanzitutto, una domanda che io faccio a tutte le donne e che viene fuori chiaramente dall'anamnesi è se la signora abbia avuto figli e li abbia avuto solo per cesareo. In altre parole, non ci siano stati gravidanze con parti per via vaginale. Perché questo è importante? Perché abbiamo immediatamente due grandi gruppi di donne, le donne che hanno un pavimento pelvico, noi diciamo integro, ossia che non è mai stato, anche parzialmente, dilatato o lacerato dal passaggio del bambino. Perché questo è importante? Perché andando verso la menopausa, questo pavimento pelvico tende a richiudersi, nel senso che le fibre muscolari che compongono il muscolo elevatore dell'ano, che è il sostegno principale del pavimento pelvico, vanno incontro a una sostituzione, a un accorciamento e vengono sostituite in particolare da un collagen di scarsa qualità, quindi molto rigido. Ecco che questo porta a restringere l'entrata vaginale e, accorciando le fibre, a spingere ancora di più il pene in erezione contro l'uretra, contro la sinfisi pubica. Per cui, col tempo e con gli anni, peggiora la componente biomeccanica, come la chiamo io, delle cistiti. Allora, la prima cosa utile a tutte le signore, ma in particolare a coloro che non hanno avuto bambini o li hanno avuti solo con cesareo, è di valutare con una brava fisioterapista, un'ostetrica preparata proprio sul fronte del pavimento pelvico, per fare una riabilitazione, si dice, del pavimento pelvico che porti a rilassare queste fibre. In genere, io stessa, quando lo spiego alle pazienti, ma anche alla fisioterapista, all'ostetrica, spiegano anche degli esercizi da fare a casa e poi noi medici, se riteniamo che sia opportuno, prescriviamo del diazepam vaginale. Abbiamo molti studi che dimostrano che cosa? Che inserite in vagina le compressine, che altrimenti si prenderebbero per bocca, valorizzano al massimo la capacità del diazepam di rilassare i muscoli del pavimento pelvico contratti, mentre hanno un minimo impatto come effetti collaterali, esattamente l'opposto di quello che succederebbe se fossero assunti per bocca. Quindi, mettendoli in vagina prima di cena, ecco che questo rilassa il muscolo in sinergia con l'attività riabilitativa fatta dall'ostetrico e dalla fisioterapista e gli esercizi che la signora dovrebbe fare tutti i giorni, e questo ridà una grande elasticità ai muscoli del pavimento pelvico, praticamente insegnando di nuovo ad aprire la porta per accogliere un rapporto senza avere il trauma biomeccanico della base vescicale dell'uretra, ma anche dell'entrata vaginale, che tende altrimenti a provocare candide recidivanti e bruciore o dolore all'entrata vaginale, proprio causata da queste microabrasioni. Se
signora è dopo la menopausa, ecco che un aiuto straordinario è quello di dare ormoni locali, se non esistono controindicazioni maggiori, tumore alla mammella, alle ovaie o trombosi, ma soprattutto i due gruppi di tumori ormonodipendenti. Perché? Perché questo va ad aiutare la nutrizione dei tessuti. In particolare sono molto utili gli estrogeni vaginali, estriolo o estradiolo, sono molto utili il prasterone, che è deidropiandrosterone sintetico, approvato in tutto il mondo per la cura della sindrome genitourinaria della menopausa, è molto utile in particolare per le donne che soffrono cistiti recidivanti, è la pomata al testosterone galenica, ossia preparata dai farmacisti preparatori certificati su prescrizione medica, che viene applicata un piccolo click dentro in vagina con un massaggino, in modo tale che la pomata di testosterone venga assorbita dai tessuti periuretrali e uretrali, oltre che vaginali, e questo nel tempo, non in due giorni, parliamo 3-6 mesi, è in grado di dare un nettissimo miglioramento dello stato di nutrizione dei tessuti, ma anche in qualche modo va a ricreare, a migliorare, a potenziare quel segmento di vasi, si chiamano corpo cavernoso, corpo spongioso dell'uretra, sono dei vasi specializzati che si riempiono di sangue con l'eccitazione e che fanno proprio da airbag, che va a proteggere in maniera elastica l'uretra dal trauma, tra virgolette, del rapporto. Ecco che allora abbiamo già detto che con la riabilitazione riduciamo la componente biomeccanica, con la terapia locale vaginale con estriolo, prasterone oppure testosterone, questo deve essere valutato dal medico curante, andiamo a migliorare quella sindrome genitourinaria della menopausa che altrimenti potenzia la vulnerabilità alle cistiti. Il terzo grande aiuto è utilizzare il mannosio, l'estratto del cranberry, l'acido ialuronico per bocca, ci sono dei preparati speciali che vanno da un lato a intercettare le Escherichia coli e dall'altro a migliorare le capacità di difesa della mucosa. È poi corretto utilizzare altri probiotici, per esempio le Escherichia coli di Nissl, molti altri lattobacilli, che per bocca vanno a migliorare anche la capacità del microbiota e del microbioma intestinale. Microbiota è la popolazione, microbioma è l'insieme dei geni posseduti dal nostro microbiota, che quando sono in condizioni ottimali di eubiosi vanno a contrastare e a contenere quelle famiglie di Escherichia coli, in particolare uropatogeno, che altrimenti migrano dall'intestino alla vescica, peggiorando la vulnerabilità alle cistiti. Quindi è possibile migliorare la situazione, non in una notte, ci vogliono 6-9 mesi, e comunque il tutto deve essere fatto da un medico molto competente sul tema, che collabori poi in maniera ottimale con l'ostetrica, la fisioterapista per la riabilitazione, un'altra collega che se ne occupi, con il gastroenterologo se esiste una sindrome dell'intestino irritabile molto importante, e con l'urologo se sono necessarie poi delle misure specifiche, per esempio di instillazione di acido ialuronico in vescica. Quindi, come capite, è un problema che richiede grande competenza, rigore diagnostico e terapeutico e una collaborazione consolidata con le altre figure professionali che possano insieme contribuire a cambiare veramente il destino di queste signore e dar loro di nuovo la gioia di stare bene. Grazie per l'ascolto.